È il 1986, un anno esplosivo in tutti i sensi. A gennaio, lo Space Shuttle Challenger esplode in fase di decollo. Tutti e sette gli astronauti muoiono nell'incidente. Pochi mesi dopo, a Chernobyl, Ucraina, un guasto alla centrale nucleare causa l'esplosione del reattore numero 4. È ora chiaro che la Soviet Union ha sofferto uno dei peggiori disastri nella storia del nucleare nucleare. Massive quantities of radiation have apparently been released in an accident at the Chernobyl power station in the Ukraine. Nei giorni seguenti, una nube radioattiva contaminerà gran parte dell'Europa. Le conseguenze del disastro sulle popolazioni locali dureranno per decenni. Dall'altra parte dell'oceano, in una New York pre-Giuliani ancora pericolosa e malfamata, un manipolo di ragazzini con le idee chiare fa esplodere un movimento che cambierà per sempre il volto della musica hardcore. Youth Crew è il nome di una sottocultura, un movimento nato appunto nella grande mela degli anni Ottanta. La scintilla la portarono i Minor Threat direttamente da Washington. La loro filosofia straight edge fu una vera e propria rivelazione per i giovani newyorkesi, amanti dell'hardcore punk, che cercavano in questa musica una scappatoia, una via di fuga, un'alternativa. Una delle band fondamentali della Youth Crew furono gli Youth of Today, capitanati da Ray Cappo e John Purcell. Il loro album di debutto, Break Down the Walls, è oggi considerato un classico dell'hardcore punk, soprattutto se si parla di straight edge. Ci troviamo di fronte a 13 pezzi di hardcore velocissimo e schizofrenico, in cui la schizzata voce di Cappo, al limite del rantolo, sputa messaggi positivi in contrasto con la furia primitiva della musica. Non c'è tregua. Break Down the Walls squarcia il velo di nichilismo tipico di molte punk band, propagando a suo modo un messaggio di lotta e reazione nei confronti dei meccanismi indotti dalla società corrotta. Un vero e proprio manifesto della Youth Crew. Spostandosi solo di qualche isolato, finiamo, musicalmente parlando, in un altro pianeta. I Cro-Mags sono uno dei nomi fondamentali per la nascita di un sottogenere, il thrashcore, e vengono ancora oggi menzionati da migliaia di band per la loro influenza. Il loro full-length di debutto, The Age of Quarrel, è uno dei primi album in cui l'energia pura dell'hardcore punk viene filtrata attraverso l'aggressività e la furia del thrash metal. I Cro-Mags erano genuinamente legati alle loro radici hardcore vecchia scuola, in modo simile agli Agnostic Front, anche se in tutto il disco sono presenti parti in cui il loro lato thrash viene prepotentemente alla ribalta. Il titolo, The Age of Quarrel, deriva dalla Bhagavad Gita, testo sacro induista, e si riferisce all'era in cui viviamo, indicata come The Iron Age of Quarrel and Hypocrisy. Trattasi della quarta ed ultima era, prima dell'annientamento degli universi. Non proprio di buon auspicio. Un disco seminale, si può tranquillamente affermare che senza di esso la maggior parte delle cose crossover che ascoltiamo oggi probabilmente non esisterebbero. Spostiamoci ora più a nord, laddove sembra aver avuto inizio l'hardcore, almeno quello della East Coast, e cioè nell'austera Washington.
Dopo la famigerata Revolution Summer si formarono nuove band che di fatto rinnegarono la loro precedente appartenenza alla scena hardcore, creandone una tutta nuova. Il loro intento era quello di mantenere i principi fondamentali dell'hardcore, cercando di evolvere il loro suono in qualcosa di più maturo. Embrace, Beefeater, Rites of Spring, Doug Nasty furono tra le prime band di questa nuova ondata che oggi chiamiamo post-hardcore. Il primo disco dei Doug Nasty, Can I Say, è forse l'anello di congiunzione tra la vecchia scena del DC Core, quella capitanata dai Minor Threat per intenderci, e la nuova e nascente scena post-hardcore. È un album veloce, divertente e aggressivo. I testi parlano di fallimento e rabbia, amore perduto e beh, altra rabbia. Un ritorno al tema del sentirsi falliti commettendo errori più e più volte, il tutto supportato dalla performance vocale ispirata ed emotiva di Dave Smalley, già cantante dei bostoniani DYS e futuro frontman degli Hole e dei Down by Low. Un disco che a risentirlo ora sembra incredibile che possa avere quasi 35 anni. Lo spirito continua è il disco della consacrazione per i torinesi Negazione, vere punte di diamante della scena hardcore italiana. I testi, apparentemente semplici, nascondono la foga e l'adrenalina che suscitano una sensazione di rabbia ed odio. Tuttavia l'album non ha solo come tema predominante la rabbia e la disperazione. In Lo spirito continua c'è l'incoraggiamento al riscatto, al non perdersi mai d'animo, nemmeno contro il trascorrere del tempo, perché gli anni possono passare, ma lo spirito e la voglia di continuare a lottare rimangono. In copertina capeggia la celebre foto tratta da Le simpatiche canaglie, che immortala due ragazzini durante un incontro di box. Lo spirito continua non è da considerarsi solo uno degli album più rappresentativi della scena hardcore italiana anni 80, è la testimonianza di una vecchia generazione che rivive tutt'oggi. Un disco che regge egregiamente il passare del tempo. L'album uscì ufficialmente nel giugno del 1986 e venne poi ristampato dall'etichetta americana Mordam Records. Nel 1989 l'italica fanzine / etichetta Teste Vuote, Ossa Rotte ne curò una ristampa e ancora oggi un oggetto di culto fra i collezionisti. Una particolarità fu la colorazione originale, azzurra e rossa, poi cambiata in giallo oro e arancio dalla Teste Vuote, Ossa Rotte durante la ristampa. Visti gli ottimi riscontri oltreoceano, in Negazione pensarono anche ad un tour americano, che fu però bloccato dalla burocrazia italiana. A causa infatti della loro obiezione di coscienza circa la leva militare, il ministero bloccò i loro passaporti. Per questo motivo, nonostante il vasto numero di fan scalpitanti che li attendevano sul suolo americano, in Negazione non suoneranno negli Stati Uniti prima del 1990, limitando le loro esibizioni alle nazioni in cui la sola carta d'identità era sufficiente per varcarne i confini. Senza se e senza ma, lo spirito continua resta un pezzo fondamentale della storia dell'Italian hardcore. Boys entering anarchistic states towards inner excellence. Potrebbe senz'altro passare per un nome con una spiccata dose di coscienza sociale. Invece, la caratteristica principale di questi quattro ragazzini ebrei di New York era la sfrontatezza. I quattro ragazzini in questione, i Beastie Boys, iniziarono la loro carriera musicale suonando del ruvido punk hardcore. Rimasero, come molti altri loro coetanei, folgorati dallo tsunami DC Core e soprattutto dai Bad Brains, storica formazione hardcore che, esiliata dalla città del Campidoglio, scelse la Grande Mela come base per le proprie scorribande.
I Beastie Boys, nonostante il loro materiale non fosse nulla di eccezionale, riuscirono ad inserirsi quasi per caso nel giro di locali da due soldi dei bassi fondi, iniziando a far circolare il loro nome nella protoscena hardcore locale. L'EP di esordio, Pollywog Stew, del 1982, è una raccolta di 8 schegge grezze e tiratissime che restano quasi sempre sotto i 2 minuti di durata. Con l'ingresso di Adam Horowitz e del DJ produttore Rick Rubin, il gruppo registra il suo primo pezzo hip hop, Cookie Pass, che contiene delle registrazioni di alcuni scherzi telefonici fatti dai membri della band innestate su una ritmica di matrice hip hop. Il nuovo progetto ha un successo inaspettato e crescente. I Beastie Boys vincono anche una causa intentata contro la British Airways, colpevole di aver usato delle ispezioni del loro singolo per una pubblicità senza il permesso della band. Grazie al clamore dei successivi singoli e all'abile gestione di Rubin, la band giunge nel 1986 alla realizzazione della prima prova sulla lunga distanza, Licensed to Heal. Il disco sfonda immediatamente, venendo incensato da pubblico e critica. Le recensioni sono eccellenti da ogni dove, resta immortale l'incipit di Rolling Stones. Three idiots create a masterpiece. Tre idioti creano un capolavoro. Questo album è uno dei classici più intramontabili, ascoltati e omaggiati della storia dell'hip hop ed è il primo album rap a raggiungere la vetta della classifica Billboard. Fa specie pensare che il primo significativo traguardo di vendite di questo nascente genere viene raggiunto da un gruppo di ragazzini bianchi la cui proposta è costituita per una significativa parte da influenze punk hardcore. Ormai sdoganato e accettato, l'hardcore si è forse annacquato, dissolvendosi all'interno di molti altri generi, perdendo la sua originale matrice di rabbia e frustrazione, che viene portata avanti ormai da pochi superstiti. Ma l'hardcore è un virus mutevole che a più riprese continuerà ad infettare generazioni di giovani incazzati con il mondo. A presto! You got-